espressione malinconica e quel sorriso in più. Ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa, non ti ascolto mai. Carezza della notte, quasi amore. È la Milano dei sogni, della musica, della cultura, del teatro, dell'economia, ma siamo qui perché da qui parte la Borsa Internazionale del Turismo 2007. In occasione del BIT Milano 2007, la regione Sicilia ha vinto il BIT Awards 2007 come viaggio in Italia, tra le regioni in nomination, Campania, Sardegna, Sicilia. Il premio è stato consegnato all'onorevole Dori Misuraca, assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti. È l'Oscar per il turismo che la regione siciliana ha conseguito e ha ottenuto. Ho ricevuto io, ma io credo che questo Oscar sia stato vinto da tutti quegli operatori che in questi anni hanno lavorato in Sicilia. Siamo con Klaus Davi, un attento osservatore dell'Italia e del mondo. Ecco, io chiedo a te, Klaus, la percezione che tu hai della Sicilia come prodotto tout court. La Sicilia sta vivendo un momento di comunicazione straordinaria. È una delle poche regioni italiane che, bisogna dirlo onestamente, è riuscita a fare una slogan che ha funzionato negli Stati Uniti, ha fatto delle pubblicità azzeccate ed ha aumentato il mercato interno italiano ed internazionale. Tant'è che la regione che ha la seconda migliore immagine nell'ultimo anno di tutte, quindi è assolutamente al top. Il turismo in Sicilia è cresciuto ed è cresciuto l'offerta perché sono cresciuti i posti letto in questi anni, perché abbiamo migliorato anche la qualità dei nostri posti letto. Pensate che i posti letto negli alberghi 4 e 5 stelle sono aumentati del 123% in pochi anni, ma è aumentato anche il turismo. La presenza dei turisti rispetto alla media nazionale è certamente più alta, così come è più alta anche rispetto alle altre regioni dell'Italia meridionale. Viaggio tra Scilla e Cariddi, arrivi in Sicilia, terra di conquiste e di viaggiatori. Lì trovi tutto, mille bellezze, tutte da ammirare, tutte diverse. A Palermo l'arte, a Taormina il turismo, Siracusa è la maestosità del suo teatro antico. Catania è la sua crescita culturale. Messina è la granita di limone, Trapani è di mulini a vento. Caltanissetta è dei suoi prodotti tipici, Erice è dei suoi scienziati. Agrigento è la valle dei templi, Ragusa, terra di Montalbano Camilleri, Enna, la città più alta d'Italia. La Sicilia è un vasto mosaico dalle mille tinte e sfumature, una tavolozza smagliante e ricca di colori diversi.
La Sicilia è poesia, arte, turismo e cultura, la Sicilia è il calcio, la Sicilia è terra di passione, di religione. La Sicilia è una, ma gastronomicamente ha una variegata colorazione. Bontà, freschezza e genuinità sono alla base di tutte le sue innumerevoli varianti. La Sicilia è ricca di luoghi da ristoro, da quelli più sofisticati e rinomati alle mille trattorie, osterie, locali tipici che si trovano negli angoli più caratteristici dei centri storici. E poi magari, in giro di qua e di là, riesce a bere anche un buon bicchiere di vino, divenendo l'isola sempre di più una realtà enologica vivissima. La Sicilia è tanta, centinaia di musei diffusi su tutto il territorio, teatri, edifici e palazzi che raccontano tutti i segni della storia, dell'arte e della cultura. Un viaggio qui ha molti motivi di essere fatto. La Sicilia è una giostra viaggiante. La Sicilia è questa, la Sicilia è Beat Awards 2007, come viaggio in Italia. Anche Puccio Corona è il Beat 2007, ma Puccio Corona, possiamo dirle, è un grande testimonial della Sicilia. Puccio, ti chiedo, la Sicilia è il mare della Sicilia? Beh, la Sicilia è chiaro, col mare ha un rapporto strettissimo. La storia della Sicilia è legata al mare. I posti che si trovavano in Sicilia quando facevo Linea Blu non si riuscivano a trovare in nessun'altra regione. Infatti devo dire, quando però ho cominciato Linea Blu, ho capito che era una grande occasione per far conoscere una Sicilia diversa, una Sicilia legata alla cultura, alla storia, alle tradizioni e al mare, appunto, perché offre tantissimo da questo punto di vista. Adesso una classifica: il mare di Mondello, il mare di Cefalù o il mare di Taormina? E che mi fai fare le classifiche così? E poi si offendono. I rischi sono altissimi. Hai detto Mondello, Cefalù. Guarda, io intanto, per in linea di principio, preferisco il mare di scoglio al mare di sabbia, no? E quindi questo è già un criterio. Poi, essendo catanese, è chiaro che conosco meglio Taormina, conosco gli angoli più nascosti e meno turistici di Taormina, quindi poi alla fine dico Taormina, ma insomma, poi tutti e tre sono bellissimi. Conferenza per DAO Arte, dove l'onorevole Dore Misuraca parla di eventi di prima qualità. Abbiamo puntato su Taormina Art. Io ho apprezzato il ringraziamento che il sindaco ha fatto all'intera giunta di governo. Abbiamo interesse e intenzione di destinare, come ho detto stamattina, parecchie risorse al turismo, e poi abbiamo intenzione di andare avanti insieme rispetto a alcune tematiche, anche e soprattutto con l'assessore, mio collega e amico, l'assessore alla cultura, per sposare insieme alcuni eventi. Siamo con Mario Pedone, presidente del comitato Mondello Vacanze. Perché Mondello? Per la cucina, ottima cucina, per il turismo internazionale che offre, per la bella gente, la novità. La novità è che quest'anno l'onorevole Misuraca, assessore regionale al turismo, ha intenzione di organizzare un grande festival di musica e di teatro. 1998, Tarantella Power is up to date. William Sonka, Trondy Sneff, Tarantella Power e Sorti de Lef. Le talent to all on the me, dalla campagna e venue on me. 2001, Tarantella Power, the world around. La Taranta è il profondo su, è quella musica che tu all'improvviso sentirai. Sempre più film commission vengono istituite nel mondo, in Sicilia ve ne sono attive 4.
La missione principale è quella di accrescere la PIL dei territori attirando produzioni cinematografiche o televisive. Il cineturismo, parliamo. La Sicilia è diventata un grande palcoscenico, abbiamo costituito una film commission, ma è soprattutto diventata il palcoscenico interessante, quel territorio a vocazione per tutti quelli che vogliono girare dei film. E perché non farli in Sicilia, dove c'è luce per 9 mesi l'anno? Avete visto quanti serial, quante fiction, quanti film importanti sono stati creati in questi anni in Sicilia? Fosse anche l'ultimo grande serial della televisione, il commissario Montalbano. Vi do un dato per tutti: siccome è una coproduzione italiana e svedese, sapete che in Sicilia sono aumentati del 500% i turisti svedesi che sono venuti a visitare la Sicilia, incuriositi dall'effetto di questo grande spettacolo che poi ha messo insieme i sapori, la cultura, la novità anche del linguaggio del nostro commissario Montalbano. Pronto, ma chi è a quest'ora? Dottore Catarella, solo, dal commissariato chiamai. Oh, Catarella, che vuoi? La telefono tantica presto, la mattina presto, per comunicargli una comunicazione urgente. E dimmi? È morta la russa. La russa? Ma quale russa, Catarella? Che ne sa, dottore, qui così sta scritto. Avvisare il commissario Montalbano della morte della russa. Ho capito, ma chi l'ha scritto? Io stesso medesimo, dottore. Quando mi telefonò una decina di minuti fa a Galluzzo, dal luogo del delitto stesso. Ma che cos'era, una prostituta? Casomai un prostituto, commissario. Si chiamava Alberto, di nome e cognome. Ma chi era? Alberto la russa, l'orafo. Come? Che ora fu? Non lo so, dottore. Forse ha bisogno che venite da questi contorni. Subito, perché morte sospetta pare. Sì, 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 vabbè, cadere, l'arrivo, Commission, perché c'è l'esigenza di promuovere, più di quanto non lo sia stato nei secoli, promosso il territorio di Taormina. Taormina è un punto di riferimento del turismo e della cultura nazionale ed internazionale, è una terra che ha visto nel proprio interno svolgersi le grandi tragedie, le grandi commedie, i grandi spettacoli, una vita eccezionale all'interno del Festival del Cinema di Taormina. Nel Novecento è stata la culla dei flussi turistici, continua ad esserlo, e quindi perché non pensare a Taormina come un grande teatro di posa per le produzioni cinematografiche e televisive, che potranno sicuramente essere ancora più utili al suo volano di turistico e culturale, e perché no anche occupazionale. Da qui questa esigenza che oggi la Film Commission interpreta con grande realismo. Come a fare? Ma a partire? O a restare cane? E dopo tutto questo, come non si può amare la Sicilia? Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai. Anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai. Nell'amor le parole non contano, conta la musica.